Allora, la mia solita ghierina, quella leggera, vedete, anche se anche bollente, ahi, mica tanto, riesco ancora a toccarlo, ho messo del sale grosso, una melanzana tagliata a fette, poi ho preso la pirofila di ceramica, ho messo un po' di sughetto, un po' di sale e un po' di basilico, quello però essiccato. Ora, per ogni fettina, metto il formaggio pasta filata. Ok, adesso facciamo una melanzana, se ce la faccio, non l'ho mai fatta. Monoporzione, che l'ho vista fare in un panificio in una maniera strepitosa. Ok, poi dopo metterò un po' di prosciutto cotto e ricopro con un'altra melanzana. Metto in forno con un po' di gratinatura di pan grattato e vediamo se ce la faccio. Vanno tanto di moda, che dite? Ecco, la chiusura di questa nostra, io la chiamo parmigiana, ma dovremmo metterci un altro nome, accetto consigli qui in basso, perché la faccio singola porzione, perché l'ho visto fare in tanti. Anche se io credo che la parmigiana sia tutta bella, no? Insieme. Ma innoviamoci, dai, proviamo. È brutta. Proviamoci. Adesso qui ho messo il formaggio a pasta filata, il sugo sotto col basilico secco, un po' di sale, il sughino. Adesso mettiamo un po' di prosciutto cotto. Poi copriamo con l'altra melanzana, aggiungiamo ancora la salsa di pomodoro, il basilico essiccato, in forno neanche una decina di minuti, giusto il tempo di gratinare. A proposito di gratinare, sopra io azzardo, metto un pochettino di pan grattato insaporito con appunto basilico, resto su basilico. Che dite voi? A fra poco, dai! Ecco, ho aggiunto sopra la pasta filata di formaggio, prosciutto cotto, ancora un po' di pasta filata. Ora sto mettendo per chiudere un'altra melanzanina grigliata. Poi aggiungerò la salsa, le altre spezie e tacchete, a fra poco. Che profumo, che meraviglia che sta venendo! E voilà! Messo anche il pan grattato, basilico, sale, pronti ad infornare le nostre mini porzioni di parmigiana. Ho fatto un test over the top. Yeah. Maritozzo in pastella di birra questi, per il zucca. Sai, che le cose si fanno bene o non si fanno. E l'olio, quello più leggero, non posso fare nomi, o meglio potrei ma non voglio. Adesso per la carità va bene, ma fino a un certo punto. E basta luce, eh sì, siamo anche qui in video diretto. Guardate, ci siamo, il fiori di zucca e pastella di birra, farina tipo zero Manitoba, bella leggera, quindi non sono appesantiti, l'olio, quello che salta, dai, chi è degli anni 80 e 90, che prima lo sa, qual è l'olio che c'era la pubblicità un tempo, che non ha, che va bene per il colesterolo, eccetera, eccetera, dai, dai. Ci arrivate, ecco, perfetti. Adesso li metto qui a asciugare un po' insieme alla nostra parmigianina monodose che ho assaggiato, ragazzi, è buonissima, ma la melanzana era così saporita, acidebolina e un po' piccantuccia, quindi vorrò sapere nelle giorni scrivere, vedete qua a pasta al pesto il sostituzione alle ragazze, non vorrei mai. Ecco, adesso dai le colo e le metto qui ad asciugare. A dopo, ciao! Ciao ciao!
Ciao, ciao, bacetti in aria.